Burloni, oggi su Minecraft torna il video delle stanze segrete. Oggi siamo con Nico e io oggi ho delle sorprese per voi, ma ve le faccio vedere dopo, chiaramente. Nico, ti spiego il format. Abbiamo 4 tipi diversi: villa abbandonata, fortezza e picco polare. In ognuna di queste 3 dovrò costruire una stanza segreta in meno di 4 minuti, quindi sarà difficilissima. E tu poi avrai 4 minuti per scovare questa stanza segreta. Sappi solo che questa volta ho delle novità abbastanza interessanti, quindi devi prepararti per bene. Perché guarda che qua c'è Franco. Cioè, non hai idea, non hai idea. Io direi che parto e ci vediamo fra 4 minuti. Vedrai il timer così. Vabbè, ciao. Andiamo, ragazzi. Villa abbandonata. Siamo in questa villa qua stupenda. Iniziamo, ragazzi. Vi faccio vedere un pochettino le cose. Abbiamo una bookshelf door che è bellissima, ragazzi. Guardate che figata. Se io la metto, mi darà un libro. Questo libro, se infilato qua dentro, mi aprirà una porta segreta, raga. Questa è tipo una cosa che ho sempre sognato. Cioè, una cosa incredibile. Poi adesso vi faccio vedere piano piano tutte le altre cose. Ora voglio decidere dove farla questa stanza segreta, perché secondo me non è così facile fare questa cosa. Quindi io andrei a togliere tutte queste ceste qua. Qui faccio una bellissima libreria. Ok, qua ci faccio una bellissima libreria. Ok, togliamo tutte queste ceste che sono totalmente inutili. E voi, ragazzi, intanto che tolgo le ceste, lasciate un mi piace. Se arriviamo a 4500 mi piace, vi porto un nuovo video della serie settimana prossima. Quindi mi raccomando, che ho delle porte da farvi vedere veramente incredibili. Allora, io direi che facciamo un po' di bookshelf così e ne metto una di queste qua, così almeno vedete che sembra che è chiusa. Ecco, semplicemente così va bene, giusto per dare l'impressione che ci sono anche questa tipologia di librerie qua. Perfetto, qua, questa qua non posso metterla qua, cavolo. Come faccio allora se non posso metterla qua? La lasciamo normalissimamente così, ok? Qui facciamo una cosa di questo tipo, qui ci mettiamo una libreria così, ok? Almeno vedete che si vede un po' tutto per bene. Qua ci vado a mettere delle altre librerie qua davanti, ok? Ok, magari in questa maniera qua. E la cosa bella è trovare il punto nel quale fare questa libreria, raga. Secondo me questo è l'obiettivo, perché io potrei fare una cosa di questo tipo. Guardate, la metto qua, bookshelf door. Oh, ho sbagliato. Cosa ho fatto? Ho sbagliato. Perché non me l'ha messa? Bookshelf door non me la fa mettere. Eccola qua, ragazzi, questa è perfetta. Però deve essere leggermente più in là, quindi la mettiamo qui. Oh, yes, ragazzi, che figata. Poi qua ci vado a mettere delle bookshelf normali e ci metto il ghost block, così almeno io vado a chiudere questa zona qua. Guardate che bello, io arrivo qui e c'è questa porta qua. Se poi vado a metterci il libro dentro, guardate che figata, io posso passare. E qui sotto poi devo andare a creare chiaramente tutta la roba bellissima. Bisogna capire un attimino sta zona qua. Allora, io qui farei una roba di questo tipo, andrei a chiudere così. Ok, così almeno qua abbiamo lo spazio per scendere. Ci mettiamo a delle ladder. Abbiamo solo 1 minuto e 20, raga. Mamma mia, mamma mia, manca pochissimo tempo. E qua sotto, raga, direi che ci possiamo mettere chiaramente ci possiamo mettere chiaramente, stavo dicendo, il diamante da trovare. Quindi facciamo così, vediamo se funziona. Io faccio così e posso scendere, raga. Mamma mia, abbiamo creato una cosa bellissima, posso dirlo. Qui facciamo così. Ok, molto molto carino. Torniamo su e vediamo la situazione com'è. Se io tolgo questo adesso, cioè riprendo il libro. Ok, vedete, io non posso più. Ah, posso scendere lo stesso, perché mi fa vedere il blocco. Quindi non va bene questa cosa qua. Qua bisogna fare così. E qua bisogna mettere tipo una trapdoor almeno. Qua bisogna mettere una trapdoor, ragazzi, perché almeno non deve vedersi il sotto di questa cosa. Quindi trapdoor. Mannaggia, questa cosa è un po' un problema. Ok, forse così mi piace già di più. Vediamo un pochettino. Se io entro qui, ok, vedo semplicemente una trapdoor. Però lui la sgamerà sicuramente così. Fa niente, raga, non è un grandissimo problema a vederla così, Quindi qua ci mettiamo delle bookshelf normali, ok. E direi che siamo veramente messi nella maniera più bella possibile. Qua non posso... Ah, sì, posso metterci qualcosa qua. Ok, che facciamo così. Dai, ci sta così. Ci sta egregiamente. Abbiamo fatto una bellissima cosa. Ma è finito il timer, raga. Per la prima sfida ci ha messo un sacco. Mamma mia. Vado da Nico. Buonasera, salve. Bingo. Allora, puoi venire nella villa abbandonata, ok? Però non ho messo una cosa. Aspetta, guarda dall'altra parte, per favore. Guarda a terra. Devo nasconderti il diamante. Un secondo, che ho dimenticato di fare questa piccola cosa. ci sta a dimenticarsi, Uè. Cioè, non è che dici che fai tutto, Ho dimenticato il diamante da metterti all'interno della chest, ok? Aspetta un secondo. Guarda che ti guardo se ti giri, Sto guardando un blocco d'erba, è molto verde. Sarà
sarà meglio, guarda, sarà veramente meglio. Ok, sono pronto. Puoi venire. Puoi Vado. Assolutamente venire. Certo, sì, puoi venire. Questa non è una. C'è è un. Sì, non c'è nulla. Qua c'è un buco. Insomma, devi Ma cercare questa porta segreta. Poi, no? No, non puoi uscire perché sei in survival. Toh. Ok, quindi è inutile. Allora, mi hai detto che c'è una porta segreta. Sì, devi trovare un diamante. Cioè, una cesta con un diamante. E non sarà facile trovarla, credimi. Perché l'ho nascosta abbastanza bene, devo ammettere. Cioè, secondo me l'ho nascosta abbastanza bene. Poi, magari mi sbaglio, Magari mi sbaglio. Allora, però... qua c'è un piccone. Devo prenderlo? C'è un piccone? Dove lo vedi il piccone? Ma che... Sono confuso. Mm-hmm. Ma questa libreria è invisibile. C'è una libreria non invisibile. Non porta però da nessuna. Aspetta, c'è qualcosa che non sto capendo qui. Anche qui c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano? Sì, ma non cioè, è carina come cosa, no? Ma è normale che sia così? Io non credo che sia normale. Cioè, capito, io ho messo delle librerie di questa mod super particolare e insomma, niente. Però qui c'è tipo una porta libreria. No, non è una porta, è semplicemente una libreria più piccola. No, qua c'è qualcosa. Però io non ho capito come si apre questa porta. C'è un pulsante, una leva, c'è qualcosa? Che ci fai lì sopra tu? No, niente, guardavo la situazione. Devo mettere un libro. Come faccio ad aprire una porta libreria? Io sinceramente non ho idea, ma tu hai ancora 2 minuti rimanenti, Io... Ho capito, ma come si aprono le porte? Allora, in mezzo non posso passarci. A 1 minuto e mezzo ti potrei dare un indizio se vuoi. Mi serve un oggetto o devo fare qualcosa? A 1 minuto e mezzo ti ho detto, mi puoi fare la domanda a 1 minuto e mezzo. Oh, mamma mia, Dove sei? Ti ho perso. Boh, ho provato a far parkour. Qui non si fa. Però qui posso passare in mezzo. E qua c'è sta porta. Una libreria come si può aprire? Tipo inserendo un libro. Bro, o cliccando qualcosa? Non noti nulla di strano in questa libreria? La texture dei libri è diversa. No, a parte la texture dei libri, c'è qualcosa che manca. Non c'è qualcosa che manca? Un blocco? Guarda bene qua dove sto fissando io. Un libro? Manca un libro. Devi cercare un libro per aprire. E dove lo trovo un libro? Che ne so, scusa, l'ho nascosto io. Oh mio Dio, allora lo sai dove l'hai messo? Nelle fornaci qua sotto? No, quelle lì coprono semplicemente la stanza segreta. Ah, va bene. Ma hai messo una cesta nascosta da qualche parte? L'ho messa allora. Veramente proprio all'aperto, l'ho messa praticamente. Cioè non puoi non vederla, è una cosa troppo strana. Una cosa che non c'entra niente con l'ambiente circostante. Che è dentro casa. Non c'entra con l'ambiente ed è dentro casa. Sì. Una crafting? No. Un letto? No. È sotto? Qua c'è una crafting. Guardami. No. Ma io non lo vedevo questo blocco, ma cosa caspita? Quindi okay. Metto sto libro qua, lo spingo. Ah no, si è aperta già. Spingo. Hai trovato diamante. Il diamante! Woo! Ok. Ah, io non posso proprio più uscire. Vabbè, infatti ti ho chiuso dentro. Va bene. Dai, ce l'hai fatta. Te la do buona questa volta. Ma il prossimo round non sarò così buono, ok? Andiamo. Prossimo round. Dobbiamo andare nella fortezza, Nico. Quindi vado. Ho 4 minuti stolta. La faccio partire il timer. Sound muted. Abbiamo la bellezza di 4 minuti a partire da ora. Allora, per Nico ho in mente qualcosa di particolare, ovvero andare ad utilizzare la Particles Door, che adesso vedrete bene come funziona. Allora, l'ambiente circostante è molto carino, perché abbiamo una fortezza in mezzo a un bioma blu e un bioma rosso. Quando ho preparato il video e ho visto questo bioma, ho detto wow, ma quanto è magica questa cosa. Sapete che non l'avevo mai visto una roba del genere tra un bioma blu e un bioma rosso, quindi una figata incredibile. Quello che pensavo di fare è di andare a creare una stanza segreta all'interno della fortezza. Ora non so di preciso dove voglio farla, però potrebbe essere carino anche farla in questa zona qua, per dire. Una zona comunque direi raggiungibile, perché sennò veramente povero Nico è un casino per lui. Allora qua si esce. Dov'è che si esce di qua? C'è una porta d'uscita? No, voglio farlo un pochino quasi all'aperto, direi, perché sennò un po' esagerato. Ecco qua, secondo me, raga, è veramente spettacolare, perché abbiamo un centro e direi che il centro è questo qua più o meno. Questo non è proprio centro, però possiamo farlo qua sotto. Qui facciamo una zona segreta. Ok, poi capirete il perché di questa cosa che sto facendo. Ok. Qua ci metto la Particle Doors. Guardate, io faccio così. Vedrete delle parti. Quando ho la chiave in mano, si vedranno delle particelle. Mi devo mettere al centro. Guardare bene tutta sta roba qua. La devo seguire per bene e mi porta sotto, ragazzi. Ovviamente non si può risalire, però fa niente. Questo è un dettaglio che trascureremo sicuramente. Ed è troppo bella questa cosa, perché adesso io voglio fare una cosa molto più bella. Voglio fare in modo che chi è qua dentro può vedere il fuori, perché ci sono dei blocchi chiamati one way glass, che adesso vi mostrerò subito, che se io li piazzo così, devo piazzare dal fuori, se io faccio così, io dentro vedo il vetro, ma fuori non si vede assolutamente niente. Quindi questa cosa è veramente super mega bella. Qua ci mettiamo la nostra chest. La mettiamo nascosta, che dite, la chest? Potremmo metterla nascosta, ragazzi, la chest. Ghost block qua, ghost block qui e ghost block anche in
questa posizione qui. Solo che qua facciamo in modo che si va dritto. Ok, si va tipo da questa parte. Ma qua chiudiamo. E mettiamo una chest, dai, una chest normale qua dentro con un diamante. Potremmo mettere la netherite al posto del diamante, visto che siamo nel nether. Nether uguale netherite. Quindi netherite messa. Qui ci mettiamo il ghost block. Anzi, facciamo così. A posto del ghost block ci mettiamo la porta qua, così deve anche cliccare. Guardate che figata. Troppo, troppo bello. Voglio farvi rivedere comunque l'accesso, che è spettacolare, ragazzi. Se inizio a seguire questa roba qua, guardate che figata, raga. Io ora mi tipperà sotto quando ho finito il giro. Ed eccomi qua che sono sceso. Quindi ora mi toccherà semplicemente in questi 40 secondi andare a nascondere questa chiave. Ok, io gliela nasconderei nella maniera più semplice possibile. Ovvero, prendo questo spawner. Spero che poi lui lo veda. Facciamo così. Facciamo così. E questo qua diventa una secret chest, ragazzi. Chest con dentro la chiave. Cioè, ma voi avete mai visto una chest a forma di spawner? Io sinceramente no. E già che ci sono in questi 20 secondi finali, li metto magari qualche ghost block segreto. Tipo, non so, così potremmo fare. Giusto per fargli pensare che qua sotto ci sia tipo una roba che ci porti giù in qualche modo. Ok, è finito il tempo praticamente. Ok, spero che non se ne renda conto, raga. Mamma mia. Io sono pronto. Allora, stavolta arrivo. Sono pronto. Non so da che parte tu sia. Sono ok, qua. Ciao, facciamo partire il timer. 4 minuti, vai. Go. Questo è in survival, giusto? Quindi tipo lì sopra non posso andare. Ma in realtà puoi stare anche in creativa. Basta che non fai troppi voli, ecco, diciamo. Vola un pochettino, non c'è problema. Però quindi non troppo. Sotto è nascosto qualcosa sotto tu la cerca, lava. Cerca di camminare. Poi se devi proprio volare, voli, ecco. Mettila okay, così. Ok, va bene. Okay. Allora, qui c'è qualcosa di strano. Questi blocchi qua non sono molto normali. Però no, è una fortezza sopra una fortezza. Vabbè. No, è normale, credimi. È normale, non mi sembra. No, no, fidati, è normale, non ho fatto niente. Comunque, non so se hai notato, ma il paesaggio è abbastanza suggestivo. Non so se hai notato, ma siamo in mezzo a un bioma blu e un bioma rosso. In una fortezza molto al centro. Suggestivo, anche questi blocchi qua, molto messi a caso. Credo, a meno che non ci sia una porta sotto. No, tipo. No, non c'è nessuna porta. Allora, qui mi sembra tutto normale. Ah, sì? Sì, è tutto normale. Qui sopra, pure. Allora, o ci hai messo una porta strana come prima le librerie. È una porta strana, chiaramente. Io ti dico solo che devi cercare molto bene, perché diciamo c'è un oggetto di questa fortezza che in teoria dovrebbe essere una cosa, ma in realtà è diventata un'altra. C'è un oggetto che dovrebbe essere una cosa, tipo lo spawner. Lo spawner, vabbè, faccio una svolazzatina. Vado a vedere lo spawner qui, che magari ok, magnifying glass, lente di ingrandimento. E a che mi serve? Perché il blaze mi segue? No, il blaze ti vuole ammazzare semplicemente. Ah, ok. Allora, una aspetta. Quella! Cosa hai trovato qua? Delle particelle. Io non ti dico come si entra, zio. Ti ho già dato troppi indizi. La seconda mano? No. Come si entra? Salto. Shift. Dai, ci arriverà. Io sono arrivato subito senza aver visto il tutorial. Allora, con questa non fa nulla lente di ingrandimento. Se shift neanche, se giro in tondo, no, non mi sembra neanche che seguire le cose funzioni. No, non funziona, devi tenerlo in mano qualcosa lì. A 30 secondi ti poter raccontare come si fa. Ma allora, non devo piazzare nulla, perché tanto forse sopra? No, devo spaccarlo? No, non devi spaccare niente. Devo dropparlo? Non devi dropparlo. Devi fare una roba. Allora, c'è una particella viola qua al centro, quindi dovrò fare qualcosa al centro. Il centro ti dice una roba, ti dice. Seguire questo coso qua, tipo. Sembro matto a seguire queste particelle, però non mi sembra che stia funzionando. Giusto? Era corretto, ma devi seguirlo nella sua punta massima. Nella sua punta in giro? No, nella sua punta massima ti verranno fuori delle particelle di fuoco. E io non ce la faccio. Fuoco. Senti, dammi a messo cosa un attimo, ti faccio vedere, va. Ah, che fatica, ragazzi. Pure la mia stanza segreta devo farli vedere. Centro. Ma io non ce l'avevo questo fuoco. Che succede? Zio, io te lo faccio. Dammi la lente, devo provarci. Veloce, veloce, certo, veloce. Io non ti dico mica dov'è. Ti ho fatto vedere dov'è. È questo, no? Ah, ok, ora funziona. Forse non ero esattamente al centro. Mamma mia, Nicuzzo. Vedete? Ma zio, ma l'hai trovato al primo colpo. Ma dovevi andare a tenere so. Prima di qua, che c'era questo qui. Prima di qua. No, ha aperto subito la porta lui. No, complimenti. No, ti dico complimenti. Andiamo all'ultimo round. Bene, ragazzi, adesso io e Nico andremo a fare entrambi la base segreta, perché mi avete chiesto di farlo fare anche a Nico. Nico, tu avrai villa abbandonata o fortezza da scegliere. Io andrò in picco polare. Ok, sono in picco polare. Anzi, rimaniamo smutati. Che dici? Parliamo. Come preferisci. Adesso parliamo. Inizia partita. Io ho 4 minuti. Ho già in mente cosa voglio fare, perché io sono un king. Ok, posso dire che sono un king? Sì, sono un king, ragazzi. Lo sapevo già. Non c'è bisogno che me lo diciate. Io sono troppo forte. Comunque, dicevo. Ok, io ne voglio fare. Testando le tue porte, ma non sono confuso. Come mai? Ne ho messa una di pietra, no, e dai, non funziona. Vabbè, facciamo che uso le porte normali, forse è meglio.
Ma cos'è sta roba, zio Pera? Ho appena fatto una roba, ti giuro, devastante. Posso dirlo che è devastante? Oh. Come te lo spiego? È troppo bella, è proprio una roba devastante. Devastantemente... Ah, qua no. Oh, sì, posso, ok. Allora, qua io c'ho già un'idea carina. Secondo me non mi sgami subito. Ora me la sgama subito, palese. Beh, potrei... Però non è detto, guarda che non è così facile. Io tecnicamente posso anche aver già finito, sai? Ho capito, io no. Vediamo se... Ok. Allora, qua facciamo così, poi... Mamma mia, ragazzi, io veramente comunque sono... È suggestivo, è tutto veramente suggestivo. Posso dirla questa cosa? Io penso di poterla dire. Io ti metto anche delle ventole, così. Perché delle ventole? Ci sono le ventole dei bunker, ok? Ventole dei bunker. E cosa mi servono? A niente, tendenzialmente a niente. Perché dovrebbero servire a qualcosa? Ma non lo so, ti sto facendo delle trappole, io spero che non sia un problema. Cioè, va bene lo stesso, no? Ma non abbiamo così tanto tempo, in realtà. Io 2 minuti vorrei staccare questa cosa, Ah, allora va bene, ne faccio poche di trappole. Guarda, praticamente ho quasi finito. Basta fare così. Io devo solo mettere le 2 chest. E basta, e poi ho fatto. Cioè, io proprio ho fatto. Cioè, fatto. Ah, questa cosa qui te la metto proprio easy. Voglio fartele trovare queste trappole, perché le voglio far vedere ai fan quanto diamine sono belle. Perché sono veramente belle queste trappole. Ok? Guarda, io ti dico, volendo ho quasi finito. Hai quasi finito? Sì, ma... tipo 20 secondi. Ma sì, dai, 20 secondi me la posso accollare, sinceramente. Bam, facciamo questo blocchetto qua, così. Cosa vuoi che nascosto? Un oggetto che ti piace particolarmente? Non ne ho idea, zio. Una rotaia. Posso accettare la rotaia? Penso di sì. Fatto. Io ti ho fatto veramente una roba molto, 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 molto bella. Però sappi io ho già che... fatto. Hai già fatto? Già fatto. Davvero? Mi hai detto forte. 2 minuti. Devo solo metterti il diamante, allora. Vengo da te prima, Mi tipo. Vai, usa la creativa perché alcune cose potrebbero essere non di ritorno. Ok, allora inizia partita. 4 minuti e 2 minuti stacco. Ok, vabbè, questa cosa qui sarà fake. Sì, quello stavo testando cose, non so neanche cosa fosse. Dovresti un po' camminare un po' di più e non volare per tutta la fortezza, comunque. Tu hai detto devo volare, scusami. Vabbè. Ok, scusami, non era my intentions. Tranquillo. È allora, visibile la tua porta segreta? No, però... è in un punto cieco. Quindi dentro la fortezza? Sì, zona fortezza. Non devi uscire da... Ma dentro la fortezza? È dove ci sono brick. Mettiamola così. Ok, quindi magari vado qua. Quello era interessante. Lì volevo metterci qualcosa perché il baghettino mi sarebbe piaciuto. Ti consiglio di camminare così li trovi meglio invece che volare. Ok. Perché per esempio ce n'hai uno molto vicino. Ok, quindi qua dentro. Stai allontanando in realtà. No. Ok, devo tornare di là. Ah, ok, forse quindi qua a sinistra. Punti ciechi. quello è un punto cieco. Però sarà vero e fake? Secondo me è fake. Mi sa che è fake. Cioè, tu mi hai portato nel punto fake? Però in questa zona 20 blocchi. No, lì ci avevi già fatto tu. Non volevo farlo. E quindi era giusto dove stavo andando prima? Può essere una zona da queste parti. Quello è fake. Questo è fake. Mi stai fakeando. E se io ti dicessi che uno dei due che hai appena visto era proprio quello giusto? Dove stai andando? Ho sbagliato. E se io ti dicessi che uno dei due che hai appena visto è proprio quello giusto? Questo è giusto, secondo me. Perché tipo è più lavorato, dici. Quindi clicchiamo tutto. Sì, sto potrebbe esserci una cesta nascosta. Ma mi sa che non è così. Ok, non è questo quindi forse. Non è questo. Non è questo, letteralmente. Va bene, non è questo, ok. Ho cliccato tutti i blocchi, quindi in teoria. Magari ne è skippato uno, che è proprio quello giusto. Non è vero, dai, non è vero. Non me lo dire. Non me lo devi dire. E ho tornato nell'altro io. Meglio andare via da qua. Eccolo è meglio qua. Andare via. C'è una rail. È quello l'oggetto che volevi trovare. Vabbè, è stato divertente, però il mio è più bello. Il mio non sapevo usare le porte. È più scenico il mio. Vieni da me. Dove sei? Ti ho perso? Non lo so, stavo giocando con la ventola. Allora, quasi nella stone secondo me hai messo qualcosa. Perché ho visto che c'era una porta strana. E non ho idea di come si apra. Ok. Però secondo me c'è tipo una botola. Perché avevo visto uno spawn di botola. Ma sai che si vede in realtà se guardi bene? Cioè, si nota che c'è qualcosa di diverso. Nota che c'è qualcosa. Ma nella stone, dici? Guarda bene ovunque, c'è un oggetto che non dovrebbe essere in quel posto. Oltre al ventilatore qui? Esattamente, oltre al ventilatore. Allora, ghiaccio, tutto tranquillo. No, aspetta, tu qua cosa vedi? Dove sei? Oh, un blocco di... di birch ora. Allora lo vedevi, cavolo. No, in realtà no, è apparso ora. Però va bene, ho una chiave. È modo di trovarla, sta chiave. Qui c'è qualcosa. Attenzione. Come si apre questa cosa? Magari... Dammi qua, Nico, va. Fammi capire un attimo. Allora, tu hai studiato, io devo apprendere. E non è che ci vado, devi cliccare questo coso qua. Ah, così. C'è niente.
ce ne sarà un altro magari. Non lo vedo da lontano, devo stare vicino quindi. Qui? No, qui no. Che sei fermo qui? Solo perché ci hai messo 66 minuti a trovarlo. Però ho trovato il primo colpo di diamante. Quanto diamine è bella questa porta! Quanto è bella! Quanto è bella! Dimmi quanto è bella! Io non capivo come si aprisse, però bella. Amici, lasciate un mi piace che vi portiamo delle nuove porte segrete, che ce n'è una veramente di Harry Potter pazzesca. Ciao a tutti.